A seconda di come è impostato il tuo wallet Bitcoin, probabilmente avrai bisogno di una password come ulteriore livello di sicurezza. Una buona password è lunga e casuale. Qualche password dovrebbe essere memorabile, mentre altre password non necessitano di essere ricordate e potrebbero essere comodamente memorizzate tramite un password manager. Un password manager o password vault è un programma che consente di creare e memorizzare password sicure. Ne esistono varie forme e può essere utilizzato come un'estensione del browser, un software per computer o un'app sul telefono. Alcuni password manager gestiscono le tue password crittografate nel cloud, mentre altri le memorizzano solo localmente. Se intendi utilizzare il tuo password manager tra più dispositivi, potresti optare per una soluzione cloud gratuita o a pagamento. Se stai utilizzando un singolo computer, oppure se vuoi raggiungere il massimo livello di sicurezza e protezione, potresti invece optare per un software open source come KeyPass, o Keypass XC. I password manager non sono solamente più sicuri perché in grado di creare password lunghe e casuali con un clic del mouse, ma sono anche più convenienti e ti faranno risparmiare un sacco di tempo. Non dovrai, non dovrai infatti segnarti o ricordare centinaia di password diverse. Invece, dovrai solo ricordare una singola passphrase o password per aprire il password manager, contenente tutte le password del tuo account line o file personali. Per creare una password casuale, sicura, lunga e facilmente memorizzabile per password manager, dai un'occhiata alla guida Dashword nell'appendice. Puoi scegliere il numero di parole che desideri per la tua password master. Ti consigliamo comunque di generare almeno 8 parole casuali. Quando si creano paper wallet, è sconsigliato crittografarli separatamente con una password. In genere è molto difficile ricordare una buona password per un lungo periodo di tempo e probabilmente non ricorderai più la password nel momento in cui vorrai accedere al tuo paper wallet. Se utilizzi spesso il tuo hardware wallet, dovresti sicuramente optare per il settaggio di una passphrase aggiuntiva. In questo modo, se perdi il tuo hardware wallet o ti viene rubato, non perderai comunque i fondi presenti all'interno. Assicurati però di avere sempre un backup del SID preferibilmente scritto su un foglio di carta e posizionato in un luogo sicuro. Il tuo portafoglio online potrebbe essere un buon posto per detenere una piccola quantità di Bitcoin senza avere la preoccupazione di come accedervi dopo molto tempo. Assicurati solo che il tuo wallet online sia associato ad un indirizzo email che utilizzi. Familiarizza con l'opzione relativa alla sicurezza del tuo account e cerca di farne largo uso. Ricorda che, poiché i portafogli online sono accessibili tramite un browser web da qualsiasi luogo, sono estremamente più vulnerabili ai tentativi di hacking. Utilizza sempre password diverse per ogni sito web. Ricorda che ogni volta che riutilizzi la stessa password per più servizi ti esponi a enormi rischi, non solo perché potenzialmente i gestori del servizio possono risalire alla tua password e sfruttarla per accedere ad altri servizi, ma perché ogni giorno vengono violati migliaia di siti web in giro per il mondo. Qualcuno potrebbe quindi risalire alla tua password per un dato indirizzo ed utilizzarla per accedere a tutti gli altri servizi cui sei registrato. Have I Been Pwned? è un sito che consente agli utenti di verificare se i propri dati personali siano stati compromessi da Data Breach, ovvero violazioni di server e siti web. Il servizio raccoglie e analizza centinaia di database violati, contenenti informazioni sui miliardi di account, e consente agli utenti di inserire il proprio username o indirizzo email per verificare la sicurezza. Un'alternativa a Hive Impound è Hedemails. L'utilizzo di Bitcoin teoricamente non richiede l'apertura di un alcun account, ma probabilmente per dare comunque molti account su servizi di terze parti. È importante quindi che tu mantenga al sicuro i tuoi account anche se all'interno non possiedi denaro. Questi account includono exchange, processori di pagamento e fornitori di carte di credito o debito. Autenticazione a due fattori, 2FA, sta a significare che, oltre alla normale password, ogni volta che tenterai di accedere ad un tuo account online sarà necessario essere in possesso di un secondo codice. Ci sono molti modi per ottenere questo secondo codice. Di seguito elencherò una serie di principali metodi 2FA. Sentiti quindi libero di scegliere quello che più ritieni adatto al tuo scopo rimanendo comunque consapevole che ognuno di essi ha pro e contro. Troverai comunque una guida completa che fa luce sul tema del 2FA nell'appendice. 2FA tramite SMS. Alcuni servizi ti chiederanno un secondo codice ogni volta che tenterai di accedere, specialmente se non hai mai effettuato l'accesso da un determinato dispositivo in precedenza. Servizi come Facebook, Twitter, Google e Dropbox ti invieranno un messaggio di testo contenente tale codice. Questo codice dovrà essere inserito nel sito per poter accedere al tuo account. Tuttavia, affinché l'autenticazione a due fattori tramite sms sia possibile, il telefono dovrà avere ricezione, il che non è sempre possibile. Se ti trovi in un luogo senza copertura o semplicemente se il tuo telefono è scarico, potresti non poter accedere ad un determinato account solo perché non è un telefono funzionante a portata di mano. Se perdi il telefono o ti viene rubato, questa tipologia di 2FA potrebbe aiutarti decisamente ad evitare intrusioni nei tuoi account. Tieni comunque a mente che non è per niente difficile ottenere una nuova carta SIM con il numero originale. Il lato negativo di questa cosa è che un utente malintenzionato potrebbe ingannare il tuo operatore di telefonia e fare emettere una SIM duplicata. Potrebbe addirittura trovare il modo per reindirizzare i messaggi di testo a se stesso. Se il tuo nemico fosse di alti livelli come governi, agenzie nazionali ed enti di polizia, potrebbe addirittura leggere messaggi di testo contenenti i tuoi codici silenziosamente o impedire agli stessi sms di raggiungere il tuo smartphone, o entrambe le cose contemporaneamente. Ciò consentirebbe loro di rendere inutili i tuoi codici inviati via sms. Tieni inoltre a mente che il tuo telefono potrebbe condividere la tua posizione quando è collegato e riceve un messaggio di testo, che è qualcosa che dovresti, dovresti decisamente evitare. 2. fa tramite app Google Authenticator e Auti sono due ottimi esempi di app che generano codici di autenticazione a due fattori direttamente sul tuo telefono piuttosto che via sms. La generazione di codici sul tuo telefono sta a significare che questi ultimi non sono mai in transito, rendendoli impossibili da intercettare. Tuttavia, questo processo ti rende ancora una volta dipendente dallo stato del tuo dispositivo. Ciò comporta che, se è scarico, rotto o perso, potresti essere impossibilitato ad accedere ai tuoi account. Se non riuscirai a far funzionare il tuo dispositivo, o nel caso tu lo perda, potrebbe essere un problema enorme recuperare l'accesso agli account protetti dalla tua app. Alcune app 2FA come Audi, FreeOTP o EndOTP, ti permetteranno di creare codici d'emergenza in questo caso, che dovrai conservare in modo sicuro, ad esempio in un file crittografato sul tuo computer. Altri servizi potrebbero chiederti invece un numero di telefono secondario dove raggiungerti nel caso in cui il tuo numero principale venga perso e la tua 2FA debba essere disabilitata. 2FA tramite chiavetta USB Invece di ottenere i codici da autenticazione sul tuo telefono o da un server remoto, è possibile generarli su un dispositivo USB dedicato. Questi dispositivi sono, per semplificare, delle piccole chiavette USB, a volte piccole quanto un'unghia, che vanno inserite nella porta USB del computer. Solitamente sono provviste di un, di un pulsante cliccabile su un lato della chiavetta stessa. Premendo questo pulsante verrà generata una chiave casuale e sicura che può essere utilizzata come password secondaria. Fido U2F è uno standard open source che è estremamente semplice da configurare ed è supportato da molti servizi popolari come Facebook e Google. Ti consigliamo quindi di controllare la documentazione dei siti web cui vuoi abilitare l'autenticazione a due fattori.